ci conviene di far sforzi grandi per divenire santi e prestar servigi grandi a Dio e al prossimo. Ci conviene di farsi sforzi grandi per divenire santi e prestare servigi grandi a Dio e al prossimo. Per farsi santi, Padre Pio metteva sempre al primo posto questa recita del rosario, perché ci aiuta. Dava questi suggerimenti per recitare bene questa preghiera. Chiese una volta ad una figlia spirituale: sai come si dice il rosario? E senza aspettare risposta continuò: si fa un atto di amore dicendo: Gesù, ti amo con tutto il cuore. Poi un atto di dolore: Gesù, mi pento di averti offeso. Quindi si bacia il crocifisso e si dicono il Pater, le 10 Ave Marie, per concludere con il Gloria. Anche a Lucia Merendino, tutte queste che io cito, che sono nel libro di Padre Marcellino, sono tutte figlie spirituali del Padre. Padre Pio consigliava: quando recitate il rosario, dopo il Gloria dite: Gesù vi amo e mi pento di avervi offeso. Con questa giaculatoria fate un atto d'amore ed un atto di dolore. Vedete? È una preghiera contemplativa il rosario, non diamogli poca importanza, non è una preghiera da vecchierelle, è una preghiera contemplativa. Noi nel rosario, c'è tutto il Vangelo nel rosario, eh? Noi contempliamo il Vangelo pregando con la Madonna e la Madonna. E prevenendo l'obiezione di chi vede il rosario come una preghiera ripetitiva, insisteva appunto sulla meditazione del mistero che cambia ad ogni decina. E precisava ad una figlia spirituale: l'attenzione deve essere portata lì. Sì, al saluto che rivolgi alla Vergine, ma guardando al mistero che contempli. In tutti i misteri lei era presente e a tutti partecipò con amore e dolore. Quindi l'attenzione va all'Ave Maria, oltre che al mistero. Recitiamolo bene questo rosario, meditiamolo. Si è formata una generazione di santi. Pace e bene.